E bella ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi, visto che ve l'avevo promesso e visto che magari per chi non se lo fosse, si fosse perso il video vecchio, ho detto che farò un video al giorno per i prossimi 31 giorni, quindi per tutto il mese di gennaio cercherò di fare un video al giorno. Ed è per questo che spero apprezzate tantissimo e spero supportate tantissimo il mio canale in questi giorni qua. Domani penso di portare, se questo video qua raggiunge circa 80 likes entro oggi, magari vi porto le tre azioni da comprare per il 2021, magari da dividendo, o magari tre ETF da comprare. Se avete piacere, però lasciate un commento e un like, per favore. Detto questo, la prima azienda che voglio presentare oggi è Salesforce. Per chi non lo sapesse, è la leader indiscussa nell'ambito del CRM, che sarebbe semplicemente, come potete vedere qua, il Customer Relationship Management, che non è altro che la gestione dell'intermediazione che c'è tra il cliente e l'azienda. Ed è per questo che tantissime, tantissime aziende, come ad esempio Intesa San Paolo, Amazon Web Services o semplicemente anche l'Inter, per la gestione magari della parte e-commerce, si sono rivolti semplicemente a Salesforce. Come potete vedere, i business di Salesforce non sono troppo diversificati, perché comunque sono tutti abbastanza nell'ambito del cloud, però abbiamo una buona diversificazione, ovviamente sempre all'interno di questa sezione qua. Per quanto riguarda la diversificazione geografica, diciamo che sono abbastanza incentrati sugli Stati Uniti, come possiamo vedere ha un 67% del fatturato negli Stati Uniti, che diciamo ci può far capire che potrebbe avere uno sviluppo interessante all'interno del mercato europeo e magari anche asiatico, anche se nel mercato asiatico è sempre un po' più difficile. Per quanto riguarda la crescita delle revenues, possiamo vedere come nei vari quarti a partire dal 2017 abbiamo avuto una crescita costante. Ogni singolo quarto Salesforce sta crescendo. Per quanto riguarda invece le stime future, io utilizzo sempre due piattaforme che sono Zacks e Yahoo Finance. Gli analisti di Zacks prevedono per i prossimi 5 anni una crescita annua del 14%, mentre quelli di Yahoo Finance prevedono una crescita del 17,69%. Utilizzando il mio modello, che prevede una crescita del 17,81%, e facendola nella media, possiamo vedere come una stima di crescita del 16,5% ci permetta attualmente, a questi prezzi qua, di avere un margine di sicurezza del 20%. Questo ovviamente solo se le stime mie e quelle degli analisti verranno rispettate. Come potete vedere, per quanto riguarda il grafico, dall'all time high, Salesforce ha già perso abbastanza, perché ha già perso il 21%, però diciamo che a questi prezzi qua non è regalata, ve lo dico già. Io spero che vada a colmare questo gap qua, quindi all'incirca intorno ai 216, che corrisponderebbe alla media 200 periodi, quindi secondo me potrebbe tranquillamente rimbalzare qua e poi tornare su. Ma sapete che io non sono un analista tecnico, quindi non lo so. Per quanto riguarda invece i dati di bilancio, possiamo vedere come sia praticamente perfetta in base a questi indicatori qua che utilizzo io, ma potete utilizzare quelli che volete. I ricavi in 4 anni sono cresciuti del 103%, i costi del 99%, gli utili del 294%, il free cash flow del 100% in 4 anni. L'utile per azione io non lo considererei, perché quando le aziende sono così giovani, tendenzialmente vendono delle azioni proprie per acquisire capitale, e facendo così semplicemente non si indebitano, non devono ricorrere alle obbligazioni o magari a finanziamenti come mutui e altre cose. Quindi tendenzialmente l'utile per azione potrebbe tranquillamente decrescere. Infatti, come possiamo vedere, nel 2016 era 0,26 e nel 2019 0,15, anche se l'utile generale è cresciuto. Questo è dovuto semplicemente al fatto che Salesforce ha venduto azioni proprie per incrementare il proprio business. E come possiamo vedere dall'aumento dei ricavi, è effettivamente stata una scelta sensata. Detto questo, i margini attuali di Salesforce sono bassissimi. Questo perché stanno investendo tantissimo per le crescite future. Ed è per quello che già quando vedete un'azienda che ha stime di crescita così elevate, dovete pensare al fatto che non dovete tenere troppo in considerazione magari gli utili per azione o gli utili. Io tendenzialmente quando vedo azioni growth cerco sempre di guardare di più i ricavi. Ad esempio Amazon, secondo me sì, gli utili per azioni sono cresciuti tantissimo, ma possono tranquillamente triplicare in 1 o 2 anni, semplicemente perché Amazon adesso ha dei settori, che magari ha semplicemente delle sezioni del business che magari vende in perdita,
semplicemente per acquisire quote di mercato, ma questo è un altro discorso. Detto questo, io direi che possiamo passare alla seconda azienda. La seconda azienda, mi direte del ripetitivo, ma io fino a quando Amazon la vedo in ogni portafoglio, la consiglierò sempre perché c'è ancora tantissima gente che non ha Amazon in portafoglio. Amazon, se non ricordo male, è la mia prima posizione all'interno del portafoglio, è lì lì con Alphabet, che, piccolo spoiler, sarà all'interno di questo video qua. Amazon per me è follia, follia non avere in portafoglio, ma perché? Boh, è un ETF Amazon, è troppo diversificata. Non capisco veramente come si possa non avere Amazon. Anche perché, cioè, guardate quanto è diversificata. Praticamente tutti ad Amazon pensano agli online stores, ovvero all'e-commerce di Amazon, ma in realtà occupa metà del fatturato di Amazon e ci sono tranquillamente altri settori che stanno crescendo a dismisura come il cloud computing di Amazon, ed è per questo che a mio avviso, però io non sono un analista finanziario, Amazon è assolutamente da comprare. Ma perché guardate, ad esempio prendiamo gli analisti di Zacks, prevedono una crescita del 29,20%, prendiamo quelli di Yahoo, prevedono una crescita del 36,35%. Bene, allora prendiamo i miei modelli, io prevedo sono più basso e prevedo una stima di crescita del 29,14%. Mi dà una crescita media del 31%, un PE tra 5 anni e 72, che è un PE normalissimo per Amazon, secondo me, a questi ritmi qua poi è doveroso. Ma io non so cosa dire, cioè, guardate, i ricavi negli ultimi 5 anni sono cresciuti del 162%, i costi del 152%, gli utili del 791%. Questo è per quello che non voglio farmi troppo ingannare, ad esempio, dagli utili per azione, dagli utili. Perché? Perché Amazon tranquillamente ora ha dei margini bassissimi, un margine del 5%, ma Amazon tranquillamente tra 5 anni potrà avere un margine del 20-25% a mio avviso, ma sono mie valutazioni. Ed è per quello che con un modello del genere Amazon a me risulta ancora non sottovalutata di più. È per quello che io sto contento, ogni settimana io compro Amazon, ogni settimana. Compro piccole quote, ma ora attualmente occupa circa il 5% del mio portafoglio, mi pare, e per me Amazon resta sempre da comprare. Ovvio, non ve la regalano perché se pensate di comprare a sconto un'azienda come Amazon, non la comprerete mai. Ed è vero che c'è tantissima gente che sta rincorrendo Amazon, magari da qua. È difficile comprare durante i crolli, ragazzi, non lo so. Io se vedo un'azienda top faccio un dollar cost averaging perché so e sono sicuro, non al 100% perché sempre l'imprevedibilità, ma sono sicuro abbastanza che Amazon continuerà a crescere per i prossimi 5, 10, 15, 20 anni perché è un'azienda top, poco da fare. La terza azienda, ragazzi, non poteva non essere Alphabet. Questo qua è lo stesso identico discorso che vi facevo di Amazon. Boh, per me ragazzi è follia non avere Google in portafoglio. Io ne parlo di Google, ma semplicemente Alphabet è la holding che detiene Google. Ma per me veramente, non so ragazzi, sarò ripetitivo, ma è follia perché questi Alphabet, Amazon, Facebook sono praticamente degli ETF. Vabbè, Facebook è ancora un altro discorso, ma Google e Amazon sono veramente, infatti è per quello che sono le due mie più grandi posizioni, sono degli ETF ragazzi, non ci potete fare niente. Infatti le stime, adesso non sto manco a parlarvi del bilancio di Alphabet perché non voglio manco parlarne, ma prendiamo le stime di crescita per i prossimi 5 anni di Google. Vediamo come le stime di Zacks siano del 16,9% di crescita, quelle di Yahoo Finance sia del 18,76% e le mie sono del 12,93%, un po' più basse. E il tutto mi porta ad avere una stima di crescita annua per i prossimi 5 anni del 16,20%. Un PE di 30 secondo me è abbastanza basso. Per quanto riguarda il grafico, cosa posso dirvi? Ragazzi, è difficile e prendere quando Alphabet e Amazon crollano. L'unica cosa che può fare magari è colmare questo gap a 1648, però è difficile che scenda più di così. Attualmente vedete il mio prezzo ottimo ad avere un 20% di sicurezza, di margine di sicurezza è intorno ai 1686, ma sinceramente la vedo dura che torni intorno a quei prezzi lì, però potrebbe magari farlo con qualche crollo generale dell'S&P 500. Se no è difficile che mi seguito delle trimestrali possa scendere di così tanto, però io vi dico,
che intorno al 1686 io incrementerò forte. Adesso sto continuando a comprare perché un buy sicurezza del 17% su Alphabet per me è più che buono. Sostanzialmente un buy sicurezza di più del 15-20% su Alphabet e Amazon per me è un regalo. Ovvio che dovessi avere un buy sicurezza del 5% magari smettere di comprare, però fino a quando passi così mi va benissimo, cioè non c'è nessun problema. Ragazzi, queste qua ve le sto portando un po' più veloce perché sennò il video viene lunghissimo. Me ne mancano due, le scelgo un attimo e poi vi dico. La quarta azienda che vi voglio portare è un'azienda un po' meno conosciuta, anche se tantissimi di voi magari ce l'avranno già in portafoglio. Io purtroppo non ce l'ho ancora, ma probabilmente lunedì, a meno di giornate in cui magari fa il più 15, comprerò perché l'ho analizzata in questo weekend qua. Ma oggi voglio parlare di Square, che è semplicemente uno dei leader all'interno delle transazioni di pagamenti insieme magari a PayPal, Visa, Mastercard. Anche se Square, ragazzi, a me fa impazzire, anche perché ha ritmi di crescita veramente veramente alti. Come potete vedere è abbastanza diversificato, ve lo rimetto in inglese, è abbastanza diversificato perché sì, il 65% sono commissioni su transazioni, però abbiamo anche abbonamenti, vendita della parte hardware, ovvero il POS e altre cose, e poi anche transazioni su Bitcoin. Per quanto riguarda invece la diversificazione settoriale, qua siamo molto meno diversificati, visto che è praticamente solo, e dico solo, negli Stati Uniti. Ed è per quello che io prevedo grandi, grandi crescite per Square, ed è per quello che voglio averla in portafoglio. Infatti, le stime di crescita per gli analisti di Zacks sono del 33% per i prossimi 5 anni, quelle di Yahoo Finance sono del 39,48%, mentre le mie sono molto più basse, sono del 28,73% circa, basandosi sulle cose storiche, il che mi porta ad avere una stima di crescita generale del 33,74%. Questa sezione qua, io purtroppo, essendo un'azienda che è in perdita, questo modello qua l'ho creato non sugli EPS, non sui utili per azione appunto, ma sui sales per share, ovvero i ricavi per azione. Per quanto riguarda la salute finanziaria, diciamo che è abbastanza buona per essere un'azienda in crescita, è molto molto buona. Ovvio non è ai livelli di Alphabet e altre aziende come Amazon, però diciamo che è buona. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il rapporto che c'è tra i debiti e il patrimonio netto, però diciamo che è una cosa sorvolabile considerando i tassi di crescita che ha, quindi devi per forza indebitarti. Un mio prezzo buono di entrata è intorno ai 305, il prezzo top, cioè con un margine di sicurezza del 20%, è 244. Attualmente prezzo a 217, visto che c'è stato questo piccolo crollo, ed è per quello che voglio entrare e spero che lunedì non salga troppo. Come sapete, io entro sempre non tutto di botto, ma cerco sempre di fare un po' di dollar cost averaging, ed è per questo che tendenzialmente sono in perdita su forse 5 posizioni su 65 che ho. Quindi direi che fino adesso è stata una buona strategia. Vediamo poi in futuro cosa mi riserverà. L'ultima azienda di cui voglio parlarvi è Activision Blizzard, che per chi non lo sapesse, diciamo, è la maggiore competitor di Electronic Arts all'interno di creatori di videogiochi americani. Una cosa che mi piace tantissimo di Activision Blizzard è il fatto che è molto diversificata geograficamente, il che è anche dovuto al fatto che vendendo giochi non è che avete una nicchia magari geografica, potete vendere tranquillamente dappertutto, diciamo. Diciamo che il business di Activision Blizzard è molto semplice: creano giochi, vendono videogiochi. Via. È finito lì. Ed è un settore che sta crescendo enormemente negli ultimi 5 anni, ma ha avuto un enorme aumento dovuto al fatto che c'è stato un enorme lockdown, e questo ha fatto prevedere agli analisti una crescita del 16% per i prossimi 5 anni su Zacks, e per quanto riguarda Yahoo Finance una crescita del 24%, che è molto più alta. Essendo che io mi baso sempre, per quanto riguarda le mie analisi, sostanzialmente sulla prestazione passata, ed è mediata anche dal fatto che utilizzo le analisi di altre piattaforme come Yahoo Finance e Zacks,
Io ho previsto una crescita dell'8% per i prossimi 5 anni, visto che volevo fare una cosa un po' più conservativa. E facendo una media con le altre analisi, viene una crescita media del 16,18%. Considerate anche che Activision Blizzard, io ce l'ho, se non ricordo male, boh, intorno ai 70, forse l'ho presa, se non ricordo male. Fate tipo intorno ai 74, 73-74, se non ricordo male. Comunque, un prezzo buono ad acquisto è di circa 98. Attualmente, vabbè, è salita molto nell'ultimo periodo. Diciamo che sostanzialmente penso, poi non si sa, penso possa ritracciare, magari andare intorno, magari qua. Secondo me intorno agli 80 potrebbe tornare. E secondo me già è un buon acquisto qua. Sostanzialmente se dovessi darvi un consiglio, anche se non posso legalmente, quindi fate le vostre valutazioni, io penso che potreste già iniziare ad acquistare qualcosina qua, poco. E poi dovesse scendere intorno agli 80, magari io incrementerei bene. Però sono mie valutazioni. Io Activision ce l'ho già in portafoglio e occupa già abbastanza una fetta, mi pare, del 2-3%, quindi occupa quello che volevo fargli occupare. Quindi diciamo che ci può stare. Ovvio che se aveste acquistato qua, intorno a qua avreste già fatto un 23%. Io più o meno avrò un pezzo medio intorno a qua. Perché io già l'avevo acquistata all'incirca qua, poi ho aumentato un po' qua. Diciamo che io ho un prezzo medio intorno ai 75, però vabbè, ragazzi, per quello che sostanzialmente io consiglio sempre di, se avete la possibilità, di abbonarvi, che così avete la possibilità di ricevere sempre le mail in cui vi dico le azioni che compro. È solo a scopo informativo, però così potete fare le vostre valutazioni sulle azioni che compro io. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video, che sarà domani. Bella ragazzuoli!